Ciao ragazzi! Se siete amanti delle leggende urbane, soprattutto quelle che hanno come scenario il mondo di internet e il deep web, The Red Room, la stanza rossa, è un titolo che dovrebbe suonarvi familiare. Si tratta di una delle leggende giapponesi più famose della nostra epoca, di una storia fittizia quindi. Eppure, alcune di queste storie, a volte per un motivo o per l'altro, finiscono per avere un'influenza sul mondo reale. E detta influenza può generare autentiche mostruosità. Ecco quindi Nevada 10 e The Red Room. Il primo giugno del 2004, in una scuola elementare di Sasebo, Nagasaki, una ragazzina denominata in un primo momento ragazza A, per mantenere a salvo la sua identità, uccise a sangue freddo una sua compagna di scuola, Satomi Mitarai. Era l'ora di pranzo e, approfittando del fatto che il resto degli studenti stava dirigendosi verso la mensa, la ragazza A invitò Satomi in una delle classi, che in quel momento erano vuote. Lì, usando come arma un taglierino, portò a termine l'omicidio. Di ritorno dalla scena del delitto, venne sorpresa da una professoressa, che la vide completamente ricoperta di sangue. Dapprima temette per lei. Quando la ragazzina disse che il sangue sui suoi vestiti non era il suo, la professoressa le chiese preoccupata cosa fosse successo e la ragazzina la condusse nell'aula al cospetto del corpo senza vita di Satomi. La stampa a livello mondiale si interessò al caso abbastanza rapidamente. A livello internazionale fu BBC News a pubblicare il primo articolo sull'incidente. In accordo con le procedure legali giapponesi che proibiscono l'identificazione dei minorenni delinquenti, il vero nome della ragazza non venne rilasciato in nessun momento e la polizia giapponese continuò a riferirsi a lei come ragazza A. Tuttavia, gli sforzi fatti per proteggere la sua identità furono vani. Il suo vero nome venne rivelato pochi giorni dopo il fatto. Fuji Television lo mostrò accidentalmente mentre faceva vedere alcuni dei suoi disegni e quel nome sarebbe rimasto sulla bocca di tutti per parecchio tempo. Natsumi Tsuji. Una volta presa in custodia, Natsumi ammise subito il crimine. Ma fu quando perquisirono il suo PC che scoprirono un fatto alquanto disturbante. Sul suo browser, la prima pagina web indicata nei favoriti era quella di un gioco in flash, dal titolo The Red Room, un videogame ispirato a una delle leggende urbane più famose in Giappone, la Stanza Rossa. Il problema è che detta leggenda presenta un inquietante punto in comune con la vicenda appena raccontata. Ecco cosa dice. Rika era un adolescente giapponese che amava trascorrere quasi tutti i pomeriggi su internet. La maggior parte del suo tempo cercava notizie sui social media e nei forum popolari in Giappone. Amava i creepypasta, i misteri e le leggende. Ecco perché, quando sentì parlare della Stanza Rossa, iniziò ad ossessionarsi. «Cosa mi puoi dire sulla Stanza Rossa? Hai idea di cosa sia?» chiese a uno dei suoi compagni di classe, un ragazzo di nome Hiro. «Non lo sai?» chiese lui beffardo. La conversazione di tutti i presenti nella stanza si concentrava proprio su quello. «Dicono che in internet ci sia un banner molto strano, che si apre sotto forma di finestra pop-up», gli disse il ragazzo. «È un banner di color rosso che ti fa una sola domanda. Ti piace la stanza rossa? Devi rispondere sì o no, ma se la tua risposta è sì, si aprirà immediatamente davanti a te una pagina web contenente un elenco di nomi e tra di essi troverai anche il tuo e quello di altre persone conosciute». «È tutto?» chiese Rika perplessa. «E cosa succede dopo aver visto il tuo nome sulla lista?» «Nessuno lo sa. Probabilmente è solo uno scherzo idiota di un programmatore». Nei giorni seguenti Rika continuò a pensare alla stanza rossa e a tutto quello che veniva detto al riguardo. Voleva scoprire se ciò che si diceva su di essa fosse vero. Un giorno, navigando in rete, come al solito, una finestra pop-up si aprì davanti ai suoi occhi e lei si sentì trasalire. Era il banner della leggenda e, proprio come aveva spiegato il suo amico, gli fece una semplice domanda. «Ti piace la stanza rossa?» Senza pensarci troppo, la ragazza rispose di sì e subito dopo
Un numero allarmante di fotografie dal contenuto scioccante iniziarono a scorrere davanti ai suoi occhi, succedendosi rapidamente l'una all'altra, mostrando scene che sembravano uscite da un film horror. Dopo un intenso minuto di ansia, la ragazza vide comparire davanti a lei un lungo elenco di nomi, in cui ovviamente compariva anche il suo. Poi la finestra sullo schermo si chiuse e Rika supplicò che si fosse trattato solo di uno scherzo. Spense il computer e si addormentò. La mattina seguente, però, la casa di Rika fu invasa da numerosi agenti di polizia e media locali. I suoi genitori erano devastati dal dolore. Nessuno sapeva spiegare razionalmente cosa fosse successo. Rika, o quello che restava di lei, giaceva morta nella sua camera da letto. Sembrava che qualcuno avesse attaccato il suo corpo con una tale violenza da renderla quasi riconoscibile. Il sangue macchiava le pareti e il soffitto della camera, rendendola una scena da incubo e trasformandola in una terrificante stanza rossa. Sebbene esistano diverse versioni della storia, tutte hanno un punto in comune: la stanza che diventa rossa a causa del sangue della vittima. Adesso quel punto in comune con la vicenda di Natsumi Tsuji dovrebbe apparire più chiaro. Considerato che per portare a termine l'omicidio Tsuji usò un taglierino, non credo di dover aggiungere ulteriori dettagli. Ma qual era il movente? Secondo quanto riferito, Satomi Mitarai avrebbe lasciato commenti denigratori sull'aspetto fisico di Tsuji su diversi social e siti web, e quello sarebbe stato il movente principale del gesto estremo. In verità, sembra che le due ragazze avessero dei problemi già da diverso tempo. Satomi aveva fatto bullying a Natsumi in numerose occasioni, fatto che l'avrebbe spinta a prendere una decisione drastica: farla uscire di scena una volta per tutte. Quindi non si trattò in assoluto di un semplice incidente, ma di un omicidio premeditato, che era stato pianificato dalla ragazza diversi giorni prima. Natsumi venne inviata al tribunale della famiglia di Nagasaki, a seguito di diversi tentativi falliti di processarla da adulta, e di dibattiti sull'età e sulla responsabilità penale. Alla fine, data la giovane età, venne condannata a soli 2 anni di riformatorio, estesi ad ulteriori 2 anni nel 2006. Nel 2008, però, viene annunciato il suo rilascio definitivo. Ma c'è un aspetto ancora più inquietante di questa storia, che ci mostra il lato più oscuro della rete. Non ci vuole molto tempo, infatti, prima che Tsuji diventasse una vera celebrità sul web. Venne soprannominata Nevada Tan, visto che, a quanto si dice, il giorno dell'omicidio indossava una felpa dell'Università del Nevada. La stessa felpa con cui era stata vista spesso a scuola e che compare altresì in alcune fotografie scattate in precedenza. Men che non si dica, la sua storia si fece virale. Invece di causare impressione e rifiuto nel pubblico più giovane, Nevada Tan venne trasformata in una sorta di eroina dei nostri tempi. Le vennero dedicati meme, illustrazioni, cosplay. Venne definita l'assassina più carina del Giappone. E per capire fino a che punto si spinse la sua popolarità, è sufficiente considerare un dato. Nel periodo di maggior diffusione della notizia, l'Università del Nevada fu costretta ad eliminare dal suo catalogo di abbigliamento la famosa felpa associata a Natsumi, perché si era trasformata improvvisamente nel suo articolo più venduto in assoluto. Data la ragione per cui quel pezzo d'abbigliamento era diventato così popolare, eliminarlo dall'offerta sembrò all'università semplicemente doveroso e rispettoso. Ed è qui la parte più inspiegabile di questa storia. Sebbene a Sasebo la vicenda sia stata presa sul serio e venga usata come monito ancora oggi affinché non si ripeta mai più una cosa del genere, oltre i confini della città, del resto del Giappone e del mondo, il rispetto per la vittima e la sua famiglia non è stato preso in considerazione in nessun momento. Nevada Tan era un personaggio perfetto per il popolo di internet, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e personaggi al limite. La storia c'era, la figura carismatica anche, e trasformarla in una celebrità sembrò la cosa più normale del mondo. Ma così normale non mi sembra essere, dopo tutto. E voi cosa ne pensate? Conoscevate la leggenda della stanza rossa? In che misura credete abbia influito su quel tragico episodio?
Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.